God bless the company. God bless them. Ciao a tutti amici, benvenuti sul terzo episodio dell'Oddworld Blues Mod con Rank 9. Siamo tornati oggi per continuare la nostra campagna e siamo in una situazione molto molto delicata, perché il mio obiettivo è di attaccare Vault City provando a fare The Ultimatum. Però cosa succede? Vorrei che Vault City attaccasse almeno le due tribù, in modo tale da poterne conquistarne senza problemi, ma pare che sia impossibile. Poi ci sono i Jaggers, che hanno conquistato il Desert Ranger, non si sa come, e devo vedere se attaccarli adesso e avere uno sbocco a Shady Sands e quindi sconfiggere la New California Republic un po' più velocemente e difendermi dai supermutanti, perché io non so se questi mi attaccheranno, perché a guardar bene pare che stanno mettendo già le divisioni ed è un grande problema. Quindi ho chiesto un po' a voi, avete consigli di migliorare le attrezzature, quindi sicuramente nei prossimi messaggio slot metterò il support equipment da potenziare, e mi avete chiesto anche di migliorare, come dire, la coscrizione e di andare contro quello più debole. Ora, in teoria, quello più debole sarebbe Vault City, con i focus che non posso prendere. I più deboli sarebbero The Palefolk e Cyclops Tribe, da fare però tutti e due in Justify War Gone, e aumenterei la tensione mondiale, ma dovrei aspettare 285 giorni. Andare contro l'arancione credo che sarebbero i Jaggers, ed è una bella idea. Per la coscrizione è complicata, perché dovrei avere un 30% di stabilità per poter fare una riorganizzazione delle truppe con il focus. Se non ho il 30% di stabilità non lo posso fare, quindi purtroppo dobbiamo aspettare. Ma come prossimi focus faremo prima di tutto The Ultimatum e poi The Perfect Human, che ci dà il Fev Enhanced Soldiers, che ci garantisce 20% in più di Division Speed, 20% in più di Division Organization, quindi organizzazione, un recovery rate del 20% in più, un 25% in più nell'attacco e un 10% in più nella difesa. Signori, siamo delle macchine da guerra. Delle macchine da guerra. Nessuno può fermarci se ci facciamo questo focus qua. E lo faremo? Ma come se lo faremo? Non dimentichiamo che dobbiamo anche purgare l'opposizione e fare il Gold Blast di Anclave, perché ci aumentano, ci danno molti bonus. Dobbiamo migliorare le attrezzature. Benissimo, avete assolutamente ragione. Iniziamo con le mitagliatrici e la dinamite, così avremo una squadra di demolizione e una squadra di supporto mitagliatrice. Qua non possiamo fare niente ancora, dobbiamo aspettare e aspetteremo. Molti episodi è durato di meno appunto per questo problema di indecisione, perché non sapevo veramente cosa fare. Grazie al vostro consiglio adesso credo che ho in mente le prossime mosse da fare. Per il momento vediamo con The Ultimatum cosa decidono di fare. Nel caso che chiudono magari possiamo attaccare. Possiamo dargli qualche... No, non possiamo dargli nessun tratto, vabbè. Ah, è diventato una volpe del deserto, molto bene. Proprio nel deserto del Moave non potevamo che aspettarci un tratto, un bonus del genere. Molto, molto importante. Vault City è nostra, signori. Molto bene. Molto bene, sono molto contento. Ora. Prossimo passo. Qua ci mettiamo 10 divisioni e va benissimo. Andiamo a Paradise Valley e facciamo The Perfect Human. Benissimo. Abbiamo creato in focus il claim per attaccare Paradise Valley. Con quello che ci rimane possiamo fare questo per nasconderci dalle attività, le nostre attività dalla RNC. Abbiamo tante fabbriche che non posso utilizzare.
Abbiamo 979 uomini e credo che prima vada bene così, riusciamo a creare delle divisioni. Non me ne fotte niente. Riusciamo a creare delle belle divisioni e cresce man mano, quindi sono molto contento di questo, anche perché la selezione dell'enclave delle truppe è molto molto rigida, quindi sono contento che migliori. Che rottura di coglioni però. Nice. Abbiamo fatto la mediatrice, facciamo i cani. Che sono utile, potrebbe non sembrare, ma sono utili. Oh, the perfect human, perfetto. Possiamo puntare un'opposizione. No, perché 79. Aspetta, aspettiamo un po', dai. Oh, perfetto. Punghiamo opposizione. Oh, perché no? Oh, andiamo. Possiamo fare qualcosa qui? Questo era, no? Allora, nel support va bene così. Ci possiamo fermare. Nella robotica. Bella robotica. Facciamo questo, va. Ci permette di creare più forze speciali. Che poi sarebbero le forze dell'enclave. Almeno quelle con l'armatura. Punghiamo l'opposizione, ragazzi. E saremo a faremo un grande passo avanti. Perché così non avremo tutti i problemi che ci affliggono dal punto di vista delle fazioni. Speriamo di rimuovere. Eh sì, verrà rimosso lo spirito nazionale politica in fighting. Molto molto bene. Dobbiamo creare una linea di difesa qui. Perfetto. Riorganizzerò le truppe. Facendo ciò, metteremo l'enclave military. L'enclave military ci permette una popolazione reclutabile del 20% e tutte le nostre truppe saranno mobilitizzate. Ma tu pensavo a me. Pensavo a me. Pensavo a me, veramente. Pensavo veramente a me. Veramente mi sono preso paura adesso. Ecco! Ecco! Lo sapevo! That's a new one. Vabbè, niente, dobbiamo combattere e combattiamo, vai, forza. Everything's always tighter out here at Enclave. Muoviamoci. Sfondiamo in culo a sti bastardi. Ci serve questo, un po' che fai gesiti che ci leva manpower ma ci dà stabilità che è la cosa più importante adesso. Serve una prima di video subito. A few more moments and I'll have your sorry ass in a sling. Perfetto, perfetto. Facciamo così. Perfetto, perfetto. Una cana fazione? Ma magari! Sono fatto di un'aggressione. The fucking president's watching us like a hawk. Succede? Questo. Perfetto. Quanto tempo è qua? 8 luglio. Dobbiamo fare in fretta. Dobbiamo fare una The blitzkrieg che fucking president's watching us like a hawk. dobbiamo sfondare. Why isn't your video feed working? Comunque, la milizia. Zitta, zitta, si sta muovendo bene. Posso fare il gobbo di angle? No, che fanno? Allora facciamo questo. No, non possiamo. Oh santo. Facciamo questo. Perfetto. Perfetto. Facciamo. No, questo no. Come che potremmo fare questo? Outstanding. Il codice del guerriero, bene. Facciamo anche questo. Enclave main com. That's a new one. This is Enclave main com. Questo è un bel problema. Oh, è conquistata sta Who the capitale. hell is this?
The president? Todo, ok. Quanto tempo? E dai, su. Oh, lovely. I cazzi, i suoi mutanti, merda. This is Enclave Main Com. Ti dicono perché dai conti di suoi mutanti. Cagatemi in cazzo. Enclave Main Com. Ah, beh sì, beh sì. Enclave here. Enclave here. Stop. Perfettissimo. Stiamo andando proprio a una grandissima. Prendiamoci un attimo un po' con i focus. Cerchiamo di prendere la nuova capitale. Che c'è qua? Everything's always tighter out here at Enclave. Sì! Perfetto. Perché no? Perfetto, molto bene, molto bene. That's a no one. Fermi un attimo però. Ok, che abbiamo vinto, ma dobbiamo stare attenti. Dobbiamo mettere queste divisioni qua contro la Washington Brotherhood e dobbiamo creare una linea difensiva anche qui, sì, anche qui. Perfetto. Organizziamo gli ingegneri e facciamo questo qua. Abbiamo dei porti, possiamo utilizzarne per costruire dei tirreni. E io farei esattamente questo. Mettiamo una per ogni. Facciamo anche una scrap motorcycle. Perfetto. Che cosa è la bicicletta? Who the hell is this? The president? Benissimo, raga. Stiamo andando alla grande. Mettiamo anche questo come focus. I soldati sono arrivati. Lasciamo un attimo un po' organizzare. Perché tra poco attacchiamo la Psycho Tribes. Poi ci vediamo tra un po', penso. Oppure potete chiudere anche qua in video, perché sono molto soddisfatto. E nel prossimo video attacchiamo i Painfolk e i Jackals, sotto il vostro consiglio. Ci manteniamo saldi contro la Washington Brotherhood. Ci mettiamo le nostre divisioni che... And the fucking president's watching us like a hawk. Beh, che alleniamo. E qua, signori miei, attacchiamo. Cazzo, devo fare il focus, ma sono dimenticato. Facciamo una radio normale, prendiamo Paradise Valley subito subito, veloce veloce. This is Enclave Main Com. And the fucking president's watching us like a hawk. This is Enclave Main Com. Molto bene. Tighter out here at Enclave. Molto bene. Molto bene. Va bene ragazzi, il video finisce qua. Spero che il video vi sia piaciuto. Oggi abbiamo fatto dei passi molto importanti. Abbiamo conquistato Vault City, la tribù, e i supermutanti li abbiamo sconfitti. Una cosa molto molto importante. Abbiamo messo qua una linea difensiva contro la Washington Brotherhood che per ora non dovrebbe attaccarci, ma in caso avremo delle divisioni dell'enclave molto, non abbastanza forti, però riusciranno a mantenere la posizione. Dovremo conquistare
tutte queste fazioni che sono attorno a noi, ma non c'è fretta perché saranno neutrali sempre, perché non hanno dei focus tree che impongono di attaccarci. Attaccheremo i Jakas e li conquisteremo, formeremo un terzo esercito che lo metteremo a confine con i Jakas, penso, cioè quando abbiamo conquistato i Jakas li metteremo qui a confine con le Shady Sands, un altro esercito qui e un altro piccolo esercito per conquistare Arruio, nel caso la Western Brotherhood rimanga neutrale e non attacchi i NC. Raga, il video finisce qua, spero che il video vi sia piaciuto. In caso vi sia piaciuto, mettete un bel mi piace, commentate e noi ci vediamo su un prossimo video. Ciao ragazzi!